Eccoci qui, ben ritrovate, ben ritrovati nel nuovo tè delle 5. Io me lo bevo, me lo sorseggio e per chi ancora ha dubbi ve lo faccio anche vedere. Eccolo qui, se si vede, i dubbi sono tolti. Bene, tu che mi segui, oggi sentirai una cosa che credo ti riguardi, potrebbe riguardarti, e ti riguarda grazie a una persona veramente, ma veramente gentile, perché lei sa per alcune cose che sono accadute tra l'altro nello stesso giorno. Allora, partiamo subito con il commento che lei fa sotto proprio ad un tè delle 5. In particolare il titolo è Il rituale nel rituale. Quante volte capita, che ne so, che la candela si scioglie in un modo particolare, che il piattino si rompe, che il fogliettino, il post-it che vi indico di mettere, che ne so, prende fuoco. Beh, può succedere, tutto un significato. Ma Celina Solari, con il suo commento, dà una chicca. Allora dice: a me invece si è bruciato il tavolo di legno di pino. Certo, cara Celina, non hai dato la specifica, si è bruciato quanto, perché non che poi non mi mandi il conto. Allora, si è bruciato, dice, il tavolo di legno di pino con la candela accesa, perché mi si era spaccata in due il portacandela di vetro. Errore madornale, scrive tra parentesi, facendo un bel pack. Allora, prima cosa che riguarda tutti e tutte, mi raccomando, non usare mai, per quanto riguardano i miei rituali, i portacandele di vetro e né tanto meno di plastica. Sarò veloce. Se te metti ad esempio un piattino di vetro, è come se mettessi un contenitore di acqua. La stessa cosa è la plastica, anche se in apparenza sono oggetti solidi. Ma immagina un po' quella che è la teoria, o meglio la filosofia orientale del mondo della medicina. Voglio andare ancora più in profondità. Medicina orientale, beh, si basa sugli elementi acqua, terra, fuoco, legno, metallo, avrai presente. Beh, se io metto acqua assieme al fuoco, stona, perché l'inconscio cosa fa? Li mette tutti assieme. E quindi cosa succede? Che si stimola un qualcosina. Beh, in poche parole, si risvegliano, cara Celina Solari, le memorie di paura dell'abbandono. Magari evitiamo, quindi è stato quasi un piacere quello del spaccarsi di questo piattino portacandele, pardon, di vetro. Però lei dice: mi si brucia il tavolo. Beh, allora cerchiamo di capire una cosa. Intanto io sorseggio ancora un pochino di questo tè, perché sarete anche voi, vero? Anche tu con il tè in mano. Allora, la prima cosa da tenere presente è che tutto ciò che è tondo, come un piattino, e do per scontato che lo sia anche nel caso di Celina, è la rappresentazione di più cose. Uno sono le monete, due sono le ernie al disco, pensate un po', tre, e poi potremmo andare avanti all'infinito, sono ad esempio il sole, ma è anche l'utero e, pensa un po', anche la prostata. Però qui stiamo andando veramente fuori, rischiamo di uscire da tutto questo. Ma il fatto che si rompe un qualcosa o si brucia non va letto come un errore, un chissà cosa succede, ma piuttosto come una forma di riparazione. Il fatto che ad esempio si è rotto il piattino viene visto non come: oddio, si è rotta una moneta. No, ti sta dicendo: guarda che, parlando di utero, devo ricordarti che tua nonna, e faccio un esempio della nonna, ma potrebbe anche essere una zia molto vicina alla nonna, oppure una bisnonna, beh, ha vissuto quella che io chiamo svalutazione sessuale per competizione tra uteri. Insomma, per farla semplice, tua nonna, dico nonna per fare l'esempio,
si è sentita svalutata sessualmente perché ha scoperto che il marito scelse un altro utero. Ma non vuol dire che, insomma, hanno avuto relazioni intime, sessuali o altro. Ed è il tentativo, rompendosi il piattino, di cancellarla questa memoria. La sta spaccando in un certo senso. Hammer, medicina germanica, che cosa dice? La malattia è l'inizio della guarigione. L'oggetto, ve l'ho detto mille volte, è uguale ad una persona quando parliamo di inconscio, non fa differenze. Quindi è come se si fosse ammalato. Quindi quell'oggetto è l'inizio di una guarigione. Stai uscendo da un qualcosa, cara Celina, lascia stare, l'hai usato di vetro, hai sbagliato, so che te ne sei pure resa conto, però ecco, è una guarigione. Poi a volte si bruciano i foglietti, ma benedetti i foglietti che si bruciano, i post-it. Se si bruciano vuol dire che la memoria la si sta lavorando bene. In Oriente bruciano, ve l'ho già detto, fogli, non solo post-it, ma fogli gialli da secoli come forma di purificazione. Quindi meglio di così, come prova, non ne possiamo avere. Poi va detta una cosa, lei brucia un tavolo di pino. Ora, anche a me, cara Celina, è accaduto, già l'ho detto anche pubblicamente, che posai una tea light, le candele che non andrebbero proprio usate perché lì c'è del metallo in mezzo, ma la posai sopra al tavolo, quello dove adesso siede la mia carissima collaboratrice Francesca, che a momenti faceva il bis, ma lasciamo stare. Allora, cosa succede? Che questo bruciare il tavolo di pino, osserva la parola pino, è papà no, quindi significa che stai lavorando su una memoria di padri assenti. Del resto, e colleghiamo il tutto, se i padri sono assenti, visto che il papà è il sole nell'inconscio, e si è rotto questo disco, e se il papà è assente per morte, per emigrazione, la donna si sente comunque svalutata sessualmente, perché lui ha scelto di andarsene, ragionamento che solo l'inconscio può fare. E del resto tutto questo genera una forma di preoccupazione sul denaro. Mi basta? Non mi basta? L'ernia. Vi ho accennato prima, l'ernia discale. L'ernia discale, soprattutto L5-S1, parte lombare, è il top del top di preoccupazione. E quindi stai, grazie a tutte queste rotture, migliorando la tua vita. Cara Celina, ti ringrazio a nome di tutti, ok, perché hai permesso a me di espormi e a chi mi segue di avere forse qualche informazioncina in più, e chi lo sa, magari si mettono a rompere loro di proposito le cose per velocizzare l'illuminazione. Buon tè delle 5. Ah, dimenticavo, ma viste le tante richieste, tanti dubbi, tanti commenti, ricordatevi che qui sotto c'è la possibilità di avere un incontro personale con me. Quindi dateci sotto. Un abbraccione dal vostro FabioNezzac.net.